Un corvo se ne stava contento su un albero e stava per mangiare un bel pezzo di formaggio che gli pendeva dal becco. Una volpe per caso passeggiava nel bosco e quando vide quel pezzo di formaggio gli venne una collina in bocca. Adesso vedi cosa ti combino, disse Fassè la volpe. Mentre con gli occhi stava gustando dal formaggio, salve signor corvo, disse la volpe. L'abitante del bosco mi dicono che, oltre ad avere penne bellissime, avete una voce stupenda. Mi piacerebbe tanto ascoltare come cantate bene! Il corvo, che è molto vanitoso, fu lusingato da queste parole e iniziò a cantare, ma appena spalancò il becco, il formaggio cadde e arrivò alla bocca della volpe. La volpe si mangiò subito senza ringraziare e se ne scappò via. Il corvo pianse molto, ma capì la lezione e si impegnò in futuro a essere più saldo. La morale della favola è questa: non date ascolto alle persone che vi fanno troppi complimenti. Hanno sempre un secondo fine. Ciao a tutti da Nonna Luttia!